E ora voy por la calle per la primera lección de español. Un encuentro. Dice el reprendido. La represión que usted haya hasta la de Pablo, buenos días, Pablo. ¿Qué trabajo haces? Un médico. ¿Un médico? Sí. ¿Aquí, en Barcelona? Sí. ¿Qué tipo de médico? Psiquiatra. ¿Psiquiatra? ¿Hemos buscado o hemos buscado? Amos. Hemos. Hemos buscado un psiquiatra. ¿Puede ayudarme? ¿Cosa es suceso? ¿Qué ha hecho? No. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Me caí de una escalera. Me caí. Ahora, caí, cadere. Es tu novio. Es muy grande. Es alto. Es muy musculoso. Normal. Panza de cerveza. Ah, panza de cerveza. Yo pienso que la mejor profesora es la novia. Es la novia. Porque... Pregunta el novio ahí que está ahí. Ecco aquí el novio. Viene aquí. ¿Qué tal? Es bueno. Muy bien. Es muy similar al italiano, sí. Ma es diferente. Pero es diferente. La panadería está cerca de la cafetería. Ma siempre, ¿no? ¿Está una panadería cerca de aquí? Sí. ¿Dónde? Aquí la primera calle a la izquierda. ¿Y también una cafetería? Una cafetería. Está aquí. Ah, es verdad. En la misma plaza. Es verdad. En este caso. La cafetería, en este caso, está cerca de la panadería. Bueno, Fabio, francamente no tienes ni idea de español, ¿eh? No, estoy propio básico. Sí, básico. Ni básico ni nada. Ah, menos que básico. Menos que básico, yo creo. Entonces, hoy vamos a empezar, ¿qué te parece, con el verbo ser? Los verbos. Los verbos es la cosa más difícil que... No, es muy fácil, todo es ponerse, ¿sabes? Basta estudiar. ¿Vale? El verbo ser. ¿Qué es el más fácil, el más fácil? ¿Lo conoces? Yo soy, ¿no? Yo soy. Tienes que hacer una frase ahora con yo soy. Una frase con yo soy. Uh-huh. Yo soy un hombre sincero de donde crece la palma. Bueno, sí, pero no está mal, pero si te lo tomas de esta manera, Fabio, si te lo tomas de esta manera no aprenderemos español. No, se la prendo così, no, devo essere más serio. Sí, più por favor. Io è sempre stato un mio problema per tutta la vita. Bueno, pero vamos a hacer un esfuerzo, ¿de acuerdo? Allora, io soy un hombre sincero, ok, va bene. Tú eres casada, cioè sei sposata. Bueno, yo creo que esto no es importante, ¿vale? No es relevante, lo pasamos. No, ¿por qué no me preguntas mejor, tú eres feliz? Yo eres feliz. Tú. Ah, yo. Ah, si te debo preguntarte, sí. Te tengo que decir. ¿Tú eres feliz? Mucho feliz. Allora, yo soy, tú eres, él es Ivo. Ivo. Él se llama Ivo. Él se llama, sí, pero sí. Él es... Él, no es. Él es simpático, por ah, ejemplo. Ah, él es simpático. Ivo, ¿sei simpático? L'ha detto la signorina. Ha detto, allora, chiede se sei un tipo simpatico. Sei simpatico tu? Io sì, mi sembro una persona, però. Ti sembri uno simpatico. Sì. Nosotros somos aquí, en Barcelona. No, eso sería nosotros estamos aquí. Ah, disculpe. Nosotros estamos en Barcelona. Sí, eso está okay. Bien. Vosotros sois simpatici. Simpáticos. Sí. Ellos, en historia ellos son allá. Allí. Pero bueno, sería ellos están allí. Ellos están ahí. Niente, comunque, come spagnolo si è messi male. Dacci un compito per settimana prossima. Sì. Poi chi a casa vuole fare come me. Te he traído un libro de verbos porque veo que vas fatal, así no vamos bien, Fabio. Mi hai portato un libro di verbi. Sì, okay. Tienes que estudiar. Fammi vedere qua, per esempio, verbo lucir. Bueno, este es un poco complicado. Yo luzco, tú luces. Sí, Fabio, mejor empieza por uno más fácil, como estar. Hacer o estar. Hacer. Ok, va bien. ¿De acuerdo? Gracias, me lo lasci questo. Sí, tienes que estudiar. Tengo que estudiar, sí. claro que sí. ¿De acuerdo? Allora, ti accompagno fuori dai Sardi. Conosci Sardi, la Sardegna, es una isla. Sí. Ok.
Ehi Sardi, guardate che professoressa che vi ho mandato. Attenta alla cabeza, chi? Vai a giocare con Eios. Ok, dove vas ora? Io vado in cucina. Dammi una frase per dire alla Monica e a... Che stanno cucinando. Che stanno cucinando. Puoi girare e dire, la cena sta lista? La cena sta lista, cioè è pronta. Se puoi sì. Ok, la cena sta lista. Hasta luego. Grazie, grazie alla professoressa. Allora, abbiamo il compito a casa da fare, studiare almeno il verbo essere e avere. Ammazza. La cena sta lista, ha detto, no? Ha detto la cena sta lista. Uè la guapi! Guarda che guapi! Ma sto matando! La cena sta lista? Quasi, quasi. Ammazza, è schifo. Ma... No, no, no. No, lascia la bilanza. Tonino ha messo il coperchio sulla padella perché pare che... Che è successo? Tantissimo. Ma questo coperchio peserà un chilo. È quello che la melanzana si sta attaccando lì, eh? La melanzana è giustamente così. Lui dice che dobbiamo avere il refritto con l'aglio. Ah. Non so come mettere l'aglio. Può fare un soffritto, però... Ah, qua, l'aglio. Però, sì, ma voi italiani ce la mettete sempre. Ma come non vi piace l'aglio? Io vivo di aglio. No, mettilo, ponilo, 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 si dice. Ponlo. Vabbè, io tutte le volte che passo mi mangio un pomodorino. Resterà poco da mangiare. Bella. Non è che almeno parlare con la bocca piena, no? Come Fantozzi. Allora. Facciamo, no? Sono contento di dare la guida. Mi raccomando, la guida che vi ho detto prima, se avete tempo, prendetela perché è veramente una figata. Ma siccome in questa ora e mezza che passiamo insieme voi mi date un'ora e mezza della vostra vita, io cerco di darvi qualcosa, nel senso di farvi conoscere delle persone. Professoressa, a parte insomma è carina, ma non l'abbiamo presa per quello. Poi vabbè, Monica, Ivo, solite cose, Tonino mi sembra che si è già inserito, i ragazzi fuori, Sardi, ceniamo tutti insieme, non è che qua bisogna essere famosi o avere qualcosa da fare, già loro che giocano a Subuto e vivono tra sardi, tranne un messicano perché sposerà una sarda, ognuno c'ha la sua cosa. Però abbiamo incontrato un sacco di gente veramente allucinante in questa città che andremo a conoscere. Uno invece che vive a Milano, io non sono uno che se ne intende molto, diciamo, di arte, non ho un occhio a quella cosa, mi sto un po' avvicinando alla fotografia e all'arte in genere. Siamo andati però da questo artista che vive a Milano, fa dei quadri meravigliosi che capisco anch'io che sono ignorante. Sono entrato a casa sua, ho detto ammazza ma che belli, guardi, posso venire con una telecamera a riprendere per farli vedere anche ad altri che magari sono comunque come me affascinati anche da una cosa che magari non conoscono bene. Ma ho detto sì sì sì, allora sono tornato prima di venire qua, l'ho girata quando ancora stavo a Milano e sono andato a casa di Alessandro Pappetti, che adesso con molto orgoglio vi presento e vedrete insomma i dipinti che fa, stupendi. Allora Alessandro Pappetti, che non ha niente a che fare con Pappetti musicista, è un pittore, artista che vive a Milano in questo momento e che vive della cosa che ama, cioè del lavoro che fa e del suo sogno realizzato. Alessandro Pappetti. Ci troviamo in questo momento nella casa studio, insomma, casa studio di Alessandro Pappetti e qui c'è l'artista, diciamo, l'autore, si dice autore, sì. E questo è l'angolo dove tu... Sì, dove lavoro. L'angolo dove tu dipingi, esatto, lavori. Sì. Ho provato anche a lavorare in quell'angolo che è più luminoso, più grande, ma mi sono affezionato a questo. A questo, quando ci si è affezionato. Da quanti anni lavori in quell'angolo? Da 15. Hai fatto scuola? Ho fatto scuola d'arte mai. Niente, che hai fatto? Ho fatto il liceo classico. Infatti quando mi dicono, tu sei stato coraggioso, no? Ma coraggioso cosa? Io ho fatto quello che mi veniva più naturale, meglio, cioè più la cosa più spontanea. Il contrario, io avevo paura a fare qualsiasi altra cosa, perché ero terrorizzato a fare una cosa che non mi sentivo. Senti, questo l'hai finito o lo stai finendo? No, questo l'ho finito. L'hai finito? Sì, perché io lavoro su tela rotolata, cioè srotolata e attaccata su questo panno di legno, e poi dopo se il quadro mi piace e lo tengo, quindi non lo distruggo perché non mi piace, faccio... Ah, lo distruggi anche? Sono un grande distruttore dei miei dipinti. No! Ma non me li puoi dare a me, quando non ti piace. No, scusa, io ti do un quadro che non mi piace, non mi sembra carino. Ti dico che l'ho fatto io. Va bene. Okay. Senti, ma fai anche su commissioni? No. Cioè io ti lo ritratto su commissioni? No, io ti porto una foto mia, così, nudo, a letto, e ti dico voglio un quadro anch'io così. Insomma, ci vuole, un po' di tempo. Anche di fegato, si vuole. Mi affascina molto questo tuo angolo dove praticamente i colori a un certo punto, questo qua è fresco, diciamo, però gli altri sotto ormai gli sono altri durissimi. Sono fossili, sì, sono decennali. Una sorta di base per un presepe o qualcosa di vulcanico, no? Sì, perché poi è bello che cambia un paesaggio che cambia sempre colore nella pianura, no? Il rosso, già qui sembra un lago blu che probabilmente è quello che hai usato esatto, per questo. Esatto. Devo dire che questa donna mi piace molto, non mi dare il nome giustamente, però devo dire mi piace molto. Ok, quando è che capisci che un quadro è finito?
quando qualsiasi segno in più lo va a rovinare, no. È troppo. Quando dipingi, adesso noi faremo vedere una serie di tuoi quadri, di tue opere, no? Mentre scorreranno queste immagini di colori e armonie, ti chiediamo qual è la musica che tu ascolti, se ascolti musica quando dipingi, così la mettiamo anche in sottofondo. Oddio, tanti. Cosa mettiamo per dipingere una donna? Jeff Buckley. Alleluia. Dall'album Grace, la traccia numero 6, Alleluia. La memoria. Esatto, di Jeff Buckley. Grazie, intanto ti saluto. Grazie a te. Voilà. Grazie. It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing Alleluia. In questa ora e mezza che passiamo abbiamo appena conosciuto Alessandro Papeti con le sue cose. Noi sfruttiamo un po' anche una serie di conoscenze, cioè di amici anche che conosco, persone che hanno una passione, una conoscenza, una sensibilità, insomma fanno un mestiere. E quindi sono andato da loro e gli ho detto: oh, fatemi una cortesia, dateci un po' della vostra sensibilità e della vostra conoscenza. E allora, per esempio, tutte le settimane un regista o un attore, comunque gente che fa cinema, ci presenterà un film. Visto che sono tre puntate, tre film a settimana, questa settimana c'è Carlo Verdone, che è sia regista che sceneggiatore che attore, che ci consiglierà tutti i giorni un film. Poi ne avremo tanti, insomma, ogni settimana ce n'è uno. Quindi in questo momento prendete carta e penna, come si diceva una volta, dopo esservi segnati Alessandro Papeti, esservi segnati il titolo del libro, dopo esservi segnati la ricetta e tutta una serie di cose, adesso segnatevi questo film consigliato da Carlo Verdone, che dà inizio a questo spazio dedicato al cinema che ci sarà tutti i giorni qui a Italo Spagnolo. Vai con Carlo Verdone. Vai Carla, vai Carla. Ti metto, che non ho gelato, ti posso mettere questo, sì, certo. Scotch. Come stai? Consideri questo film quello che, diciamo, ti sei impegnato di più? È vera questa notizia che mi hanno dato? Sì, mi sono impegnato di più perché il film non è soltanto una commedia, questo film è una tragicommedia. Ciao, Carl. Però mi sa che non ha registrato. Puoi consigliare dei film che per te sono stati importanti? Ma dirò qualche titolo che per me è stato particolarmente importante, che mi ha molto colpito. Per esempio l'ultimo spettacolo di Peter Bogdanovich, quello è un grandissimo film. E di che parla? Perché io per esempio non l'ho mai sentito. Parla della chiusura di un cinema, di una città di provincia, del profondo sud degli Stati Uniti. Si sta chiudendo il cinema. E alcuni ragazzi che vivono in questo paese dove regna la noia, l'ipocrisia, di sumo, le corna, tanta noia soprattutto e tanta disoccupazione, sono tutti quanti dediti a una squadra di rugby, che non vince mai. E alla fine c'è la tristezza, la chiusura di questo cinema, che significa anche un po' la chiusura di un periodo, di un momento, e questi ragazzi che poi sono destinati a partire per il Vietnam e quindi si salutano con molta malinconia, però all'interno vivono tante figure belle, una madre insoddisfatta, una figlia un po' puttana, un ragazzo pieno di aspirazioni, però alla fine chi lo sa se tornerà vivo dal Vietnam. È un bel film, molto poetico, girato in bianco e nero. Grazie, ciao. Non è che sia un paradiso, ma per adesso mi ci trovo bene. No, a me sta stretta, non resisto più. Dwayne ha ragione, finché faccio in tempo voglio cambiare aria. Anche perché qui le donne sono quello che sono. Dwayne è l'unico fortunato. Vuoi dirlo forte, amico? Basta sapersi accontentare, poi se vai fuori non è che le donne ti trovano i piedi. Ah, questo è tutto da dimostrare. Largo, donne, è tornato Rodolfo Valentino. Non si tratta di questo, è che c'è più scelta, ci sono più occasioni. Non è un mortorio come qui. Italo Spagnolo presenta Fabio.
A questo punto, visto che abbiamo dato il numero di telefono, siamo anche pronti, quasi verso la fine del programma, a sentire qualcuno da casa. Pronto? Pronto? È pronto? Ehi là, ciao, come ti chiami? Ciao, Annalisa. Annalisa? Sì. Da dove chiami? Chiamo da Milano. Ma che voce da bambina che hai, quanti anni hai? 28. Quanti? 28. 28, ma come mai parli con questa voce? Ma che vocina? No, non ho una voce da bambina. No? Vabbè, non ti volevo mica offendere, che siamo parecchi. Okay. Non volevo mica litigare. Mi sembrava così. No, mi sembrava così farti un complimento. Senti, ma tu hai chiamato perché hai fatto anche tu esperienza all'estero o cose del genere? Sì, io sono stata 6 mesi a Barcellona. Beh, dai, un po' la voce da bambina ce l'hai, ma insomma. Sto scherzando. No, no, dimmi, dimmi. Quanto sei stata a Barcellona? 6 mesi. 6 mesi. E sono 2 settimane che sono ritornata a Milano. Hai fatto l'Erasmus? No, ho fatto un progetto Leonardo e facevo il tirocinio di psicologia. Ah, di psicologia? Oh. Sì, psicologia. Ok. Vabbè, è la prima telefonata, dai. Sono più emozionato io di te. È impossibile. No, sei un po' emozionata? Sì, un po'. Dove sei in questo momento? A casa. Fisicamente, in che stanza? In taverna. In taverna? Sì. Ma hai una taverna? Sì. Ma dove vai a limonare col tuo fidanzato? No, io non sono sparito mai comunque. Io andavo sempre nella taverna del mio amico che c'era la taverna, però a fumare le sigarette di nascosto, anche se sono contro il fumo e tutti i tipi di droghe e di tabacco, e poi si limonava, va bene, non si limona. Senti, che tipo di esperienza hai fatto? Ti è piaciuta Barcellona? Mi è piaciuta tantissimo. Ma anche tu hai avuto la sensazione di essere a casa? Sì. E mi è piaciuto il fatto che è una grande città, però allo stesso tempo mi ricordava molto dei paesi piccoli. Sì, qua ci sono dei vicoli, sembra Genova, poi a volte sembra Napoli, a volte sembra Roma, a volte sembra Milano, c'è un mix di cose. Conti di tornare a vivere qui? Mi piacerebbe. Ti piacerebbe? Senti, secondo te per il lavoro che fai tu è più facile trovare lavoro lì in Italia o qui a Barcellona? Come possibilità credo che sia lo stesso, però a Barcellona ho trovato molto più libertà di azione, di pensiero, di parole, è un po' più diffusa, io te lo chiedo perché non lo so, è un po' più meritocratica forse? In Italia dici? No, qui a Barcellona. No, assolutamente. No, nel senso che la meritocrazia, nel senso se sei brava a fare una cosa hai più possibilità? No, Val di là secondo me della bravura, hai proprio più possibilità in generale. Ah, anche se fai schifo, anche se non sei capace di fare le cose. Ah, vabbè, insomma, quindi per noi potrebbe essere la città fantastica. Noi adesso stiamo un po' valutando, in base un po' anche come andrà domenica e lunedì, se tornare subito o se prenderci qualche tempo di pausa. In che zona abitavi a Genova, a Barcellona? A Barcellona prima abitavo vicino al parco della Ciutadella. Sì? E poi a Sants. Ah, senti, qua c'ho la mappa, vediamo se riesco a trovarti. Dove stavi? Che zona sarà quello che mi hai detto tu? Allora, tu la vedi la mappa da casa? Ci stai guardando la televisione? Sì. Vado su, vado giù, vado a destra, vado a sinistra? Vai. Dove vado col dito? Dove c'è lo stadio di Barcellona, però. Allora, lo stadio di Barcellona qua, all'Estadio Olimpico. Al Camp Nou. Ce n'è qua, uno è qua. Più su. Eccolo qua, sì. Ecco. Tu stavi vicino allo stadio? No ma stadio. Ok, senti, ti aspettiamo, noi siamo qui fino ai primi di giugno, se ci vuoi venire a trovare, sulla Rambla. Magari. Ti aspettiamo? Ok. Così magari sarai anche un po' meno emozionata, possiamo parlare un po' di più di tutto. Va bene. Vabbè, vado che c'è, lo conoscevi Tonino Carottone? Sì, certo che lo conoscevo. E l'abbiamo messo in cucina, adesso lo portiamo fuori che mangiamo, apparecchiamo e lui ci suonerà qualcosa. Ciao, ti saluto. Ciao. Ciao. Ciao Tonino, come siamo? Hai detto beccato, come siamo messi qua? Guarda, mi sembra un piatto. Guarda che buono! Avete messo anche. Che cos'è questo? È un fiorellino che abbiamo trovato. Avete messo delle piante non da cucina. Romantica. Ah, ma per farlo più. Mi ha dato un 7. Tratto un 7. Posso. Prova, guarda che tasto buono. Tasto un pezzo di pollo. Beh, buonissimo. Ha fatto. No, è buonissimo. Vieni con me. Tu intanto se vuoi apparecchiare. Intanto che le apparecchio. Giusto per non fare i maschilisti, però è donna, la facciamo parecchiare. Adesso facciamo vedere il filmato di quando mi hai portato, vieni qua, quando mi hai portato, siamo andati in giro con la mia Vespa, ci ha portato un po' in un posto. Non possiamo far vedere tutti i posti dove siamo andati, sennò era 2 ore solo di programma con Torino, quindi faremo il vedere magari
così. Però ci ha portato in un posto che lui, che non è di Barcellona, ha trovato il suo posto lì, che ognuno di noi, dico, quando viene qui si sente a casa in qualche angolo della ciudad, no? Sì. E tu in questo ristorante dove ci hai portato ti senti a casa? Hombre, come è la comida del mio paese. È la comida così, dei Paesi Baschi. Paesi Baschi, una bella, una buona comida. No? Una buona comida. Tonino, viene da Pamplona, famosissima per la festa di San Firmino? No. Che dove quella dei tori che corrono per la strada, lui l'ha fatta la cosa dei tori, no? Quando posso farla lo la faccio. Quante volte ti ha incornato il toro? È come due o tre, però da piccolo. Tre volte da piccolo, però insomma è ancora qui. Vediamoci il giro in Vespa, ti piace la mia Vespa? Me l'hai appena detto. Sì. È piccola però è carina. Vediamo il giro in Vespa a Barcellona nel suo ristorante, diciamo, di casa. Persone fantastiche, simpaticissimi i signori lì. Gente così, sincera, gente... De cuore. De cuore. Vediamo. Familiare. Sono quel chi sono, non faccio la vita che fai, lo vivo, immagini della città, non sono poco di buono. Hola. Stes. Fabio. Quanta cosa... Buona. Un caffè in un tiki tiki. E un caffè no tiki tiki, solo che... Cortito italiano, cosa ya sabes. Tiki tiki? Tiki tiki son muchas cosas, pero... Una grappa. Mira cómo sabes, sí. Una grappa. E tai chi. E tu bevi e poi... Una cosa spirituale, energetica. Però tu fai come un boraccio anch'io. Però quando vieni qua ti senti a casa qua. È quasi quasi meglio. E qua è meglio della casa. L'angolo degli immigranti, no? Questo è l'angolo degli immigranti. Ma qua se puoi mirarla. Tu eri la cucinera? Sì. Tu eri la cucinera. Ok. Questo come si chiama? Questo si chiama sepia. Quello, bello. Questo è il bacalao. 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 Bueno, bueno. Senti questa canzone? Sono un gruppo di Bergamo. Oh, mamma mia, che dolore la cabeza. Oh, mamma mia, che dolore pom pom. Oh, mamma mia, che dolore la cabeza. Oh, mamma mia, che dolore pom pom. Oh, mamma mia, che dolore la cabeza. Oh, mamma mia, tu con te. Me tomo otra copa y a cantar. Ha detto che ci fa una canzone che conosciamo tutti, eh? Così voi che siete sardi e vivete qui, vi viene da piangere, vi viene la nostalgia delle proprie città. Cioè... Sapore di mare, antimilitare. Io non sono terrorista, ma non sono pacifista. Io non credo nella guerra, ma io ho fatto l'amore. Sapore di mare. La super gem in terrazza. Da 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 da. Vicino a te. Intanto sedetevi che cominciamo a mangiare. Dai, vai, sedetevi. La tua defensa è la tua resistenza contro tutto potere, ma che a te non rispetta. Sapore di mare. Stai. Sapore di mare.
Paolino! Guarda! Stato talmente bravo che anche il cowboy senza moneta ha battuto le mani. Eh? Che poi il cowboy, tu sei argentino, eh? Sì, sì. Sì, lui c'ha sta risata. Guarda, senti come. Sono due giorni che ride così, è simpatico. Vuoi venire a mangiare, Torino? Torino, artista, l'ha anche fatto. Vieni, vieni, Torino, vieni a mangiare. Poeta, scrittore, cantante, musicista, un essere umano sensibile. Facciamo posto lì così, vediamo, troviamo una sedia, guarda qua. Allora, buena. Aspetta, ti pone l'ando te chi dove qua. Qua Tonino qua, dategli, ha cucinato lui, eh. Oh, che meraviglia finire così, guarda. Sono contento. Sì, però servirebbe anche qualcosa da. Allora, se da casa ci volete mandare delle bottiglie dall'Italia, ci volete mandare delle bottiglie di vino, noi insomma apprezziamo. Io direi buon appetito. Ha cucinato Tonino. Senza vino è un peccato, ma no, no, ma adesso lo. Adesso, Tonino ha detto: mangiare senza vino è un peccato mortale, c'ha ragione. Adesso andiamo a prendere il vino. E insomma, oggi è stata un po' tutta una confusione. Un famoso porto di mare, appunto, l'appartamento è già diventato così. Io sto con questo gelato perché sono successe una serie di cose durante il programma che speriamo voi non vi siete neanche accorti. Però sono molto contento di, insomma, di avervi presentato Alessandro Papetti, di avervi presentato Tonino, una persona fantastica, ci ha portato in giro in questi giorni. Magari poi lo conosceremo anche meglio, proprio uno di cuore. I ragazzi sardi sono simpaticissimi, l'argentino che fa il cowboy mi piace, la professoressa anche, Robert Hughes ha scritto questo libro meraviglioso su Barcellona, il film di Verdone consigliato da Verdone, insomma, ridendo e scherzando abbiamo detto delle cose che mi piacciono, ma sono contento. Domani, se ci avete seguito, avete un sacco di robe da fare, tra andare a prendere il libro, il film, la roba, internet, gli incontri. Noi vi aspettiamo qua domani sera alle 22:35. domani sarà una puntata diversa, affronteremo anche degli argomenti diversi. Per esempio, siamo incuriositi molto su questa storia dei matrimoni gay, che insomma ce ne sono centinaia pronti, c'è un'agenzia che organizza solo matrimoni gay, insomma tutte le varie differenze. Poi domani c'è Jasmine Trenca, l'attrice che è appena uscita adesso con il film di Nanni Moretti. Quindi a domani vado a Magna e a strapparmi la bottiglia di vino. Ci aspettiamo qua sulla Rambla, siamo qua fino a giugno. A domani sera, 22:35. Ciao, Italo Spagnolo. Migliorerà sempre di più, insomma. Magna. Vado a prendere il vino, che dite? Tonino, vado a prendere il vino. Myself, I might not take it anymore. Take a woman like your kind to find the man in me. But oh, what a wonderful feeling just to know that you are near. That's my heart of reeling from my toes up to my ears. The man in me will hide sometimes to keep from being seen. Just because he doesn't want to turn into some machine. Take a woman like you to get through the man in me. Oh yeah, 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 yeah. Soy George W. Bush y aprobé este mensaje.